dopo, dai. Aspetta. In onda. Vado. Vado. 18:15, sabato 16 giugno, si sfata una massima che è sempre stata detta, Nemo profeta in patria. Questo detto, questa massima in latino non vale per lui, per Marco Verratti. Siamo a Manoppello e oggi c'è quello che potremmo ribattezzare il Marco Verratti Day, giusto Luciano? Giustissimo, in realtà è la quinta edizione della festa dello sport qua a Manoppello, dove vengono premiati gli atleti più meritevoli dell'anno, però come sosteneva giustamente Luca Teseo poc'anzi, diventa il Marco Verratti Day, Nemo profeta in patria tranne lui. Quest'oggi quindi tutte le celebrazioni del caso al gioiellino pescarese, che presumibilmente resterà a pescare un'altra stagione, benché abbia... Toglierei questo presumibilmente. Manteniamoci sempre cauti, sappiamo che l'epilogo della vicenda di mercato sarà quello, che Marco Verratti resterà un altro anno a Pescara, però le vie del mercato sono infinite, tanti club lo vogliono, la Juve è addirittura d'arrivo per la fumata bianca con il Pescara, una comproprietà più l'inserimento di alcune contropartite tecniche, 5 milioni il cash offerto dai bianconeri, si attende il rilancio del Napoli, però il dato saliente è che la squadra del prossimo anno sarà costruita intorno a Marco. Bene, proprio Marco Verratti che è dietro di noi, perché oggi ci sono diverse tappe che seguiremo. Siamo in una delle piazze di una caratteristica Manoppello che io non avevo ancora visitato, ma mi prometto di rivisitare di nuovo, perché è davvero un paese delizioso. E qui Marco sta incontrando, noi ci possiamo avvicinare con la telecamera, mi dite voi quando ci possiamo spostare, perché da qui Luciano poi si andrà verso questo che è il corso, siamo in piazza Garibaldi, leggo, verso questo che è il corso, e si andrà poi all'inaugurazione del club Marco Verratti, che ovviamente essendo manoppellese la comunità non poteva esimersi da questo. Sì, l'inaugurazione ufficiale dopo quella preventiva che c'è stata, come ricorderete, abbiamo fatto anche un servizio presso il ristorante Pianellese. Niente, quindi ci si fermerà sulla sedia che noi abbiamo già avuto modo di vedere, maglie, targhe, veramente una location carina. Adesso Marco sta firmando autografi ai tanti bambini del paese, tanti ragazzi che sognano di emularne le gesta, perché nonostante sia un 19enne è già un idolo, non solo qua ma in tutta la regione. Bene, naturalmente da citare anche chi ha scoperto il talento di Marco Verratti, vale a dire la prima società a tesserarlo, stiamo parlando della Rabona, che ha anche ricevuto proprio subito dopo la convocazione nazionale di Marco Verratti anche un cospicuo riconoscimento economico, insomma tutto bene possiamo dire. Sì, tutto bene, la Rabona, società che ha fornito tanti calciatori in professionisti o comunque dilettanti ad alto livello, Marco Verratti resta l'apice a tutt'oggi ovviamente, magari durante questa diretta qui da Manoppello sveleremo anche qualche circostanza curiosa del passaggio dalla Rabona al Pescara di Verratti, sperando di trovare... Qualcosa di poetico, veramente. Sì, sì, c'è qualcosa di poetico, accenniamolo, a parte... Qualche pallone, pochi spiccioli. Pochi spiccioli e biglietti per la partita Pescara-Juventus di Serie B all'epoca. Fecero parte di questo pacchetto di contropartita per un giovanissimo Verratti che già stava incantando. Magari ce lo faremo raccontare dalla voce di qualche protagonista se ne avremo l'occasione. Allora, noi abbiamo questa postazione fissa, però la telecamera è uno zoom, quindi io e Luciano possiamo andare in mezzo al pubblico qui in piazza Garibaldi a Manoppello. Siamo in diretta su forzapescara.tv, naturalmente diretta a YouTube, che tutti possono seguire attraverso il web, ma anche attraverso gli iPhone.
ruolo uno dei responsabili di questa giornata. Allora, noi siamo in diretta in audio, poi c'è il video da laggiù con la telecamera. Allora, cosa sta avvenendo? L'abbiamo detto, qui primo incontro in piazza Garibaldi, sì. Ricordami il nome, scusa. Matteo. Matteo. È l'apertura della festa, c'è l'incontro delle scuole calcio del comprensorio e niente, abbiamo appena iniziato, Marco praticamente è pieno, è assalito di persone, sta facendo gli autografi e le foto con le scuole calcio e poi praticamente andremo giù a fare l'inaugurazione del primo fan club qui a Manoppello e poi apriremo la festa giù alla piazza San Francesco. Quindi lo diciamo a tutti quelli che ci stanno seguendo online, se siete nelle vicinanze anche da Pescara raggiungeteci, 5 minuti di macchina. Assolutamente, assolutamente, stiamo a 5 minuti di macchina. Cioè, ci sono gli stand gastronomici, c'è Marco che va in giro per il paese, quindi è ben lieto di accettare tutti e questo per adesso è questo. Bene, allora noi ci ritroviamo sotto al club, ti lascio in mezzo alla folla, grazie. Luciano, la cosa da dire poi bella, davvero questa che, non vorrei usare un termine scontato, ma comunque questa che è una favola, davvero una bella storia, è proprio la... Il significato è l'esempio che Marco Verratti ha nei confronti dei tanti ragazzi che sogneranno di emularne le gesta. Attaccamento alla maglia, attaccamento ai propri colori, sacrificio e soprattutto una cosa molto importante, è rimasto sempre con i piedi per terra. Io credo che quello che hai detto tu per ultimo sia la cosa principale. Fa quando era un poco più che un bambino e si affacciava per la prima volta alle porte della prima squadra, è rimasto quello stesso ragazzo e noi che abbiamo a che fare sempre e comunque con calciatori cosiddette star, notiamo la differenza tra chi è rimasto genuino e vero e chi invece ha preso un po' la tangente. C'è da dire una cosa, noi il Pescara ha vissuto nel tempo di diverse bandiere, da Nobili, Zucchini, Repetto, Massara, Giampaolo, tantissime, mi scuso se dimentico qualcuno, però possiamo dire che è nata la bandiera del terzo millennio, perché nel giorno in cui sul campo di Marassi si festeggia la Serie A non si va a caso dal presidente abbracciandolo, piangendo, dicendogli fammi restare a Pescara. Sì. È stato un qualcosa di bellissimo veramente, anche se per utilizzare il termine bandiera forse oltre che essere un po' prematuro è anche un po' errato, perché almeno nella concezione comune la bandiera è colui che lega per tantissimi anni, se non sempre durante l'arco della carriera, comunque per tantissimi anni il proprio nome è una squadra. Un altro termine tu quale useresti? Il simbolo. Così uno che poi vedrete nel DVD che esce martedì, tra parentesi. Esatto, questo era un assist d'oro da non sciupare. Scherzi a parte, credo che ovviamente Verratti sia destinato a una carriera scintillante nel gota del calcio italiano, quindi usare per lui il termine bandiera credo sia un po' improprio. In questo Pescara credo che altre possano essere definite le bandiere, una per tutte Sansovini. Verratti, anche a differenza di tanti altri suoi corregionali o comunque pescaresi, amati a tutto tondo, Verratti per il suo talento, per il suo essere un ragazzo speciale, ma anche per i risultati sul campo, ha sempre avuto le porte spalancate da parte di tutti e questo credo che sia la cosa più bella. Allora, io lo dico a beneficio di Alceo Tontolonati e del nostro staff tecnico, intanto direi di iniziarci a spostare verso il club, verso il club, no, facciamo lì, noi rimaniamo in diretta e camminando, no, lì al club c'è la stessa cosa, lo facciamo camminando, ascoltiamo anche il parere di persone che incontriamo nel corso, se tu sei d'accordo, Luciano. Come? Ti volevo dare il benvenuto nel mio programma. È un programma di Luca Teseo, quindi non posso che esserne d'accordo. Allora, incamminiamoci verso il... incamminiamoci verso... Sì, lo salutiamo. Noi oggi siamo in diretta, c'è lo zio di Marco. Signor... Lo zio, mi ha fatto piacere che è arrivato a questo punto.
Io ho visto tutte le partite e sono orgoglioso di lui. Un saluto a tutti e viva il Pescara! Cioè, ma noi sapevamo questa cosa da quando, in quel fortunato ritiro di Castel di Sangro, alcuni dirigenti di allora dissero una frase: un uomo solo in campo, Marco Verratti. Stiamo parlando di 4 anni fa, Luciano, più o meno. Sì, ma io adesso non mi ricordo perché l'ho seguito ultimamente nell'ultimo anno, adesso, quindi non posso dire altro. Contento, no? Contentissimo. In casa, in famiglia, che si dice? Tutti contento, adesso facciamo qualche festicciola privata e vediamo un po'. Nei campetti che si buttava, faceva le parate come portiere, gli piaceva fare il portiere. Meno male che non ha continuato. Così hai fatto una carriera migliore. Certo. Bene. Allora, lei è d'accordo per chiudere che è il nuovo Pirlo? Ma senz'altro, sono d'accordissimo. Grazie, prego. Buon proseguimento di giornata. Grazie. Sempre in diretta, ci spostiamo verso il corso. Voi siete? Lettesi. Tutti quanti lettesi, no? Sarebbe Letto Manoppello, no? Sì. Ok, chi è che gioca nel ruolo di Verratti? Lo stesso ruolo di Verratti, di voi? Lui, tu, come ti chiami? Riccardo. Riccardo, quindi tu... sogni di un giorno di diventare come lui, no? Sì, sì. Capito. Qual è la vostra squadra? Rabona. La vostra squadra è il cuore? Pescara. Se lui va alla Juventus, voi chi è che è contento? Io. Sempre Forza Pescara. Con Verratti. Anche la signora è contenta. Sportiva, come no? Beh, certo, certo. Allora, noi ci spostiamo verso il corso perché adesso Marco... E cioè, sempre. Entusiasmo un po' più contenuto rispetto a quello che abbiamo visto, caro Luciano, fino a qualche giorno fa. Sì. La cosa ci piace, insomma, non eravamo abituati, ma meglio così. Meglio così, speriamo di doverci abituare a tutte queste feste, a tutti questi attimi di gioia. Vuol dire che il Pescara continuerà a vincere e a compiere imprese straordinarie come potrebbe essere quella della salvezza l'anno prossimo. Assolutamente, quindi il nostro in bocca al lupo alla truppa di Stroppa. Adesso siamo nel corso, io la prima volta che vengo a Manoppello non conosco il nome del corso, ma me lo diranno. Ci stiamo spostando da quella che è la piazza al club, la sede del club Marco Verratti. Ne nasceranno tantissime in Italia. Ma questo è il primo nel suo paese d'origine, è quello al quale Marco, che sicuramente ne avrà altri, in qualsiasi squadra andrà a giocare in un futuro, rimarrà sempre comunque legato a quello del suo paese, che oltretutto è il primo. Che ne so, magari nascerà un club Marco Verratti. Aspetta che non mi ricordo le zone lì vicino, però potrà nascere un club Marco Verratti dai parti di Torino, non lo so. Beh, potrebbe essere, stando a Radio Mercato potrebbe essere. Un Pinerolo. Un Vinovo Club Marco Verratti. Un Vinovo Club Marco Verratti, oppure da che sono, dalle parti di Cuneo, mi viene da citare Germano, potrebbe cogliere l'iniziativa. Uno dei tanti striscioni che campeggiano qui in Manoppello sono, e questo per esempio, per anni sei stato l'orgoglio di un paese, poi di una città, di una regione, ora Marco sei l'orgoglio di un'intera nazione. Barverri cosa c'entra? Vabbè, saluto. Ah, non lo sapevo. Ci spieghi, signore. È un pub intitolato a... l'hanno nominato Verri per Marco. Ah, ecco, non c'ero arrivato. Lo spunto dal cognome, tutto qua. Possiamo chiamare Verrattiland il paese ormai, no? Sì, 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 senz'altro. No, grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Il pub Verri mi mancava. Come direbbe qualcuno, fa paura. Però torniamo un attimo sullo striscione, l'orgoglio di un'intera nazione. Ricordiamo che Verratti era stato preselezionato nei 32 del listone allargato di Prandelli per gli europei, poi
nei 23 non è stato selezionato. Ai ai ai. Quindi la tua risposta precede la domanda che ti volevo fare, tu l'avresti portato? Io avrei portato comunque tutto l'asse centrale, tutto l'asse portante del Pescara, iniziare da Capuano a Verratti fino a portarmi Insigne. Forse avremmo visto un'altra nazionale. Forse era un po'. Forse è un po' prematuro portare tre ragazzi. Ma noi non possiamo essere il paese che dice che dobbiamo dare spazio ai giovani e poi ci rifugiamo sempre nei cosiddetti senatori. Sì, però se i giovani non hanno disputato nemmeno un minuto in Serie A, dei tre che hai citato tu, per quanto talentuosi e per quanto di futuro. No, arriva qua molto. Per una persona, figurati per tre, era un po' esagerato. Comunque, vediamo cosa farà Prandelli nell'ultima giornata del girone, sperando che Spagna e Croazia facciano il proprio dovere. Ecco, mi permetto di fare un'autocritica da italiano: noi dovremmo assolutamente restare in silenzio, non alimentando polemiche su biscotti e biscottini, perché siamo un popolo che calcisticamente parlando, soprattutto in questo momento storico, non può permettersi di insegnare etica calcistica a nessuno, tantomeno a nazioni come la Spagna o come la Croazia. Io penso che noi non dovremmo parlare, dovremmo stare solo in rigoroso silenzio. Sì, dovremmo stare solo in rigoroso silenzio. Il calcio italiano ha dato un'immagine pessima di sé nell'ultimo decennio, è inutile stare a rivangare Calciopoli, i vari filoni di Scommessopoli e tante cose poco chiare in tutti i finali di campionato di tutte le categorie, per cui talvolta è meglio stare in silenzio e dare l'impressione di essere stupidi piuttosto che aprire la bocca e confermarlo. E noi siamo arrivati in diretta davanti al fan club Marco Verratti, salutiamo subito nomi, ragazzi. Salve Luca. Antonio. Federico. Federico, loro sono tra i primi che sono qui. Adesso Marco scenderà e arriverà qui ad inaugurare questo club, tra l'altro per alcuni cenni storici, perché siamo a Manoppello, quindi facciamo conoscere Manoppello. Ho appena saputo che di fronte c'è un bar che ha 106 anni. Aspetta, quasi l'età tua, Lu. Più o meno, siamo lì, siamo nati nello stesso periodo, quindi io la prima volta che vengo a Manoppello, devo dire, il posto mi piace, tra l'altro città. Paese conosciuto per non solo per Marco Verratti ultimamente, ma poi per il volto santo che è la cartolina non solo del Manoppello, ma di tutto l'Abruzzo religioso. Di tutto l'Abruzzo religioso. Beh, allora noi intanto restiamo qui e continuiamo a parlare. Tra un po' arriverà Marco. Se vogliamo fare magari un'anteprima di quello che sono le immagini di questa sede del club, intanto noi possiamo anche entrare, facciamo in diretta tutti quelli che ci stanno seguendo su forzapescara.tv, conosciamo due receptionist, li chiamo così. Stefano, piacere. Daria. Allora Stefano, ci siamo, avete aperto il club Marco Verratti, un motivo d'orgoglio per tutta la comunità di Manoppello, no? Sì, è un motivo d'orgoglio perché è anche giusto che sia stato fatto qui a Manoppello, il paese dove è nato, dove tutti credono in lui. Adesso lo vedete anche voi che in mezzo al campo dimostra di essere un grande ragazzo, umile, cosa aiutami. Questo noi sì, l'abbiamo rimarcato. Poi vediamo i primi tesserini, qui c'è un po' tutta la storia, comitato provinciale di Pescara, il primo cartellino se non sbaglio, no? Sì, il primo cartellino quando è stato tesserato dalla Rabona, poi le foto, queste tutto ringraziamo la mamma e il presidente della società Rabona che ci ha dato dei trofei, delle foto, che già da quando è piccolo vedete che alza già le coppe da quando è piccolo. Quando si dice proprio segnati dal destino, no? Piccolo proprio. E niente, ringraziamo Dori, lo ringraziamo perché è una grande soddisfazione, abbiamo visto crescere. Certo, continuerete a vederlo. Anche perché, caro Luciano, come dicevamo prima, se in questo momento di particolare
immagine brutta del calcio italiano per le note vicende legate al calcio scommesse, eccetera, quella di Marco Verratti come figura di ragazzo umile, attaccato alle proprie origini, vicino alla genuinità del proprio paese d'origine, credo che sia proprio l'immagine di faccia pulita che faccia davvero bene al calcio italiano. Sì, diciamo che Marco rappresenta oggi, a mio parere, l'unico spot degno di essere nota del calcio italiano a tutto tondo, quindi non solo per la nostra regione e chiaramente per la nostra città, ma proprio per tutto il calcio italiano. Credo che persone, prima ancora che calciatori come lui, siano difficilmente riscontrabili nel calcio di oggi, 2012. E poi io vedo questi vuoti che saranno presto riempiti. Qualcosa di Forza Pescara punto TV che vedo là. Sicuramente, sicuramente. No, ma io alludevo anche a quelle che saranno poi le prossime squadre di Marco. Pescara nel prossimo campionato, però ovviamente ai noi lo sappiamo che prima o poi prenderà il volo, no? Si sa, Torino, Napoli. Sembra Torino, però non a partire dalla prossima stagione, ribadiamolo, ma tra due, magari qua insieme alle varie coppe, il cartellino, il premio di miglior centrocampista nel top 11, chissà, un pallone d'oro prima o poi. Eh beh, c'è arrivato Pirlo, ci può arrivare anche. Pirlo non ci arriva. Però è sempre stato in odore. Sì, però Marco deve iniziare a calciare un po' più in porta, qualche gol un centrocampista come lui deve portare in dote per forza. In quel Pescara-Rimini ci eravamo un po' illusi, ti ricordi? Vabbè, era un altro Marco, giocava in un altro ruolo, trequartista, poi sappiamo tutti quante le vicissitudini che ha avuto in quella stagione a livello fisico, anche a livello tattico, però credo che l'intuizione di Francesco, perché non ce lo dimentichiamo che è stato Di Francesco a riportarlo nel ruolo di origine che aveva quando era ragazzino e non Zeman, credo che proprio in quel ruolo possa esprimere il miglior potenziale. Se vanno tanto per la maggiore giocatori come Modric, che abbiamo visto contro la nazionale e stiamo vedendo all'opera in questi campionati europei, credo Marco non abbia già adesso nulla da invidiare a gente come Modric e possa solo migliorare. Ecco, tecnicamente, proprio rifacendomi a quello che proprio utilizzarlo appieno, parlo della prima parte del campionato, poi cos'è successo, cos'è scattato? Io credo che abbia avuto Marco un periodo di fisiologico assestamento sia alla cura fisica di Zeman, che sappiamo tutti quanti essere abbastanza pesante, la preparazione è un qualcosa di incredibile, ricordiamo anche nel Lazio durante il ritiro Marco stesso, che nel frattempo noi possiamo andare fuori a fine allenamento addirittura vomitava per lo sforzo. Al di là di quello sappiamo che tatticamente non era propriamente il simbolo del playmaker zemaniano a tutto tondo, il playmaker preferito di Zeman di stampo classico, però poi il talento, la dedizione e la forza di volontà di Marco Verratti, abbinato ovviamente alla grande conoscenza calcistica di mister Zeman, hanno fatto sì che lui prendesse in mano le redini del centrocampo biancazzurro a partire da Pescara-Sampdoria e non le lasciasse più per condurre Pescara alla vittoria insieme a tutti gli altri. Molti si preoccupano, giustamente la Serie A non è la Serie B, ci sono i classici tifosi che dicono aspettiamo rinforzi oppure quel nome o l'altro, però potrebbe essere motivo di sicurezza, a mio avviso, correggimi se sbaglio, rispetto alle altre volte che siamo andati in Serie A, il fatto che comunque questa società intanto tratterrà Marco Verratti per un altro anno, che attorno a lui si sviluppa il discorso tecnico futuro di mister Stroppa. Voglio dire, non andiamo in Serie A da sprovveduti come succedeva tanti anni fa. Sì, non andiamo all'arrembaggio e non andiamo sprovveduti come sostenevi tu. È chiaro che si pagherà almeno inizialmente dazio al salto di categoria. Diciamo anche che negli ultimi 15 anni forse la stagione del prossimo anno sarà quella che avrà tutte le big nastri di partenza. Il Serie A rispetto al Pescara ci vorrà. Lo era anche il Chievo qualche anno fa.
lo era anche il Chievo, però il Chievo ha saputo sopperire con una grande organizzazione societaria, prima ancora che tecnica, e chiaramente la grande organizzazione societaria con le scelte opportune operate in sede di mercato e in sede di scelta di collaboratori hanno fatto sì che il Chievo non fosse una meteora ma che fosse una splendida realtà del calcio che tuttora milita con ottimi risultati nella massima serie. L'auspicio è che il Pescara chiaramente possa ripercorrere quelle stesse orme, certo è che da oggi 16 giugno a quando chiuderà il mercato, chiuderà il 31 agosto, però io mi auguro che già per la partenza del ritiro buona parte della campagna acquisti sia fatta, bisognerà intervenire magari non massicciamente ma in ruoli funzionali e con calciatori funzionali al progetto tattico che Stroppa vuole continuare sulla scia di mister Zema. Ovviamente voi in diretta, lo dico anche al Ciro Tontononati, magari se ci sono dei commenti che arrivano, delle domande che volete farci, ecco al Ciro lo vedete inquadrato in questo momento, se ci sono dei commenti potete lasciarli, poi noi vi risponderemo qui in diretta da Manoppello dove stiamo per vivere questa giornata dedicata allo sport, dedicata al profeta in patria che è Marco Verratti, ed è l'inaugurazione del fan club, il primo fan club italiano di Marco Verratti, e da qui partirà una sorta di franchising, chiamiamolo così, ne siamo sicuri, per le maggiori città d'Italia e d'Europa, perché non dimentichiamoci che poi lui, essendo anche un po' juventino, spinge un po' per andare per vivere l'esperienza di allenamento a Vinovo e giocare allo Juventus Stadium l'anno prossimo. Però poi quando diventi un campione devi allargare i tuoi orizzonti, quindi probabilmente lo potremmo vedere anche in qualsiasi squadra importante. Di campioni a destra e a sinistra, anche se ultimamente il Milan ha resistito a 42 milioni. Insomma, cioè Marco non lo vedo solamente in chiave top player, come direbbe qualcuno in Italia, ma lo vedo anche in prospettiva europea. Hai perfettamente ragione, certo è che il calcio italiano negli ultimi anni ha perso un po' la sua egemonia sul calciomercato, la sua egemonia nell'appeal sui grandi calciatori. Questo anche potrà valere per Marco, che al di là del presumibile o quasi fatto accordo con la Juventus a partire non dalla stagione che sta per iniziare, ma per quella successiva ancora, potrebbe calamitare le attenzioni su di sé, come ha già fatto di i più blasonati club europei, li hai citati tu in massima parte, però credo che proprio per le caratteristiche della persona Marco Verratti, se lui si lega ad un progetto e si lega effettivamente ad una squadra, potrebbe anche rifiutare offerte plurimilionarie, certo a parità di condizioni. Faccio un esempio, vincere in Italia con la squadra X piuttosto che andare a Real Madrid per pochi spiccioli di differenza, non credo che lui faccia una scelta con il portafoglio ma la faccia con il cuore. Certo, una carriera iniziata con il cuore, perché tra i tanti aneddoti che potremmo raccontare su Marco Verratti c'è anche quello di non essere voluto restare a Milanello e di aver detto ad allora il responsabile della Rabona, se non erro, no voglio tornare a casa. Sì, e quelli che potevano pensare che fosse un gesto dovuto all'immaturità, perché era un ragazzino veramente, o comunque all'incoscienza, sono stati smentiti da quello che tu hai ricordato quando eravamo su in Piazza Garibaldi, ossia dalla promessa che... Finiamoci un po', se no... La promessa che Marco ha strappato al presidente Sebastiani, quando oramai è un uomo fatto e formato a 19 anni, quasi 20, che li compirà a novembre, calciatore oramai in rampa di lancio di restare a Pescara, quindi se all'epoca ha fatto quella scelta, anche adesso ha confermato che quella non è stata una scelta di maturità ma una scelta di cuore. Ci abbiamo gli angeli custodi, credo. Sì, vuoi chiedere qualcosa, Luciano? Vai, chiedi tu, che tu sei più scelto. Allora, Associazione Sportiva Manoppello Rabona, da dove è venuto fuori Marco, che si dice dentro lo spogliatoio, tra di voi ragazzi, quando parlate di Marco Verratti? Sì, quando rientriamo si acclama sempre Verratti, sono tutti orgogliosi, cercano tutti di imitarlo durante le partite.
Difesa in attacco non vuole giocare più nessuno praticamente. No, no, tutti al centrocampo. Una fabbrica di centrocampisti è diventata la buona. Sì o no? Sì. Ok, ma lui una volta giocava, aveva provato a giocare come portiere, meno male che non ha continuato, no? Certo. Sara, che sta facendo? Ho capito, e voi che carriera vorreste fare invece? Tu che ruolo ricopri? Quanti anni hai? 12. 12, quindi a 12 anni puoi fare tutto e poi decidi. Però dove ti vedi meglio? Messo in questo periodo. No, lasciamo bene. Tu invece? Attacco io. Attacco. Tu sei un più Insigne, Sansovini o Immobile? Dal ciuffo direi Immobile. Un po' Immobile, sì. Immobile. Quanti gol hai fatto quest'anno? 3, 4. Tre. Ma hai giocato poco oppure? No, perché ho iniziato dall'attacco. Più maniero, dice Rafa, giusto? No, ho iniziato dall'attacco, dopo sono diventato terzino. Quindi ruolo diametralmente opposto. Allora, più Bocchetti, Zanon o Balzano? Balzano. Anche là il ciuffo sta a ricordare Balzano. Certo. Come ti chiami? Matteo Di Bartolomeo. Simone Spadaccini. Il tuo ruolo? Ci sono tanti ruoli, o libero di difesa. Ah, un piccolo Baresi. Libero di difesa, un calcio quasi anacronistico, potremmo. È stupendo sentire un bambino parlare di libero e non di centrale difensivo, bellissimo. Bello, bello. Centrocampista esterno o punta? Dove ti trovi meglio? Esterno di centrocampo. Guarda caso. Sinistro. Sinistro. Interessante. Quanti anni hai? 12, da cambiare a luglio. 12 anni. Che bello, sentiamo il calcio giovane. Mancino. No, destro. Destro, quindi converge e tiri in porta. Però. Noi dovremmo iniziare a vedere queste partite della Rabona, no? Operazione di scouting. Sì, spieghiamo per i profani, cioè di scopritori di talenti. Alla ricerca di talenti. Chi c'è ancora? Lui, che abbiamo sentito lì. Te lo richiediamo, come ti chiami? Riccardo. Riccardo, tu il tuo ruolo? Centrocampista centrale. Ecco qua. 11 centrocampisti centrali la Rabona, sa. Praticamente il mister, prima di decidere come schierarvi in campo, non lo so, deve fare estrazione. Come funziona? Non lo so, però io di solito sono il titolare. Capitano. Al capitano! Numero 10, l'abbiamo beccato proprio al volo. Senti, ma poi... Stava Verratti proprio, lui. Voi siete molto amici, vero? Lo so, a Torino, in via Blava c'è il bar e stanno tutti aspettando che salutano. Bene, va bene, una città a caso proprio. Noi siamo insieme. No, lo so, ma dico una città a caso, è visto. La nostra che è a Torino, perciò non c'è proprio. So, ma dico, c'è una città a caso, visto la Juve. Mandiamo Marco a Torino apposta, Certo, lo ribadiamo l'anno prossimo, ovviamente, questo... Amici che ci seguite da Torino, abituatevi all'idea di vederlo con voi il prossimo anno. In questo momento, proprio in cronaca live, eccolo Marco che arriva proprio qui live, per forza. Questo è il momento in cui c'è l'inaugurazione ufficiale con... Taglio del nastro tricolore non a caso. Eh sì, tricolore per forza. Vediamo Marco che impugna le forbici. E Zac è inaugurato. Ufficialmente inaugurato in il fan club Marco Verratti di Manoppello. Davvero un momento bello per tutta la comunità. Entra anche tu, Luciano, così. Anche perché così faccio una pausa anch'io. Ed è veramente un grande momento per tutta la comunità di Manoppello e anche soprattutto per Marco Verratti. Intanto la telecamera si può avvicinare un attimo, live. Intanto Marco lo sentiremo molte volte. Al momento... Ok, l'audio c'è, ok. Allora noi in audio, adesso, vieni Luciano.
Siamo onnipresenti, lo sai. Allora, intanto salutiamo il bar di Torino che ci sta seguendo in diretta, che ci ha detto quel signore, non ricordo il nome, comunque lo salutiamo, e le prime parole in audio sono quelle di Marco. Vieni Luciano, vieni pure tu, perché tu al poggio, io nelle situazioni più particolari. Che sensazioni hai oggi? Tu hai sfatato, Nemo profeta in patria, per te non vale. No, sicuramente è un'emozione bellissima, perché sono tutta gente che mi hanno visto crescere, quindi... E questi premi che mi stanno dando, che questo fan club che mi hanno dedicato, per me sono felicissimo, perché segna che sto facendo qualcosa di importante e loro sono contenti. Allora, l'esempio per tanti ragazzi, l'abbiamo visti della Rabona, dei ragazzi Letto Manopello, e poi noi abbiamo detto, non a caso si amano questi colori, perché non a caso uno sul campo di Marassi abbraccia il presidente piangendo, dicendogli fammi restare un altro anno. Cioè, queste sono cose che vengono proprio dal cuore. Ma sì, sicuramente, il calcio prima di tutto è divertimento, penso, uno deve fare con la squadra che più ama e quindi divertirsi sempre. E io, soprattutto ora che ho 19 anni, penso a divertirmi e so che questo è un sogno che avevo da bambino, quindi il prossimo anno voglio fare forza qui a Pescara. Luciano, io sono abituato a farti le domande scoccianti, però oggi ti prometto che non te le faccio, quindi non ti parlo di mercato, non ti parlo della Juve, non ti parlo di niente. Tuo zio prima ci ha detto che giocavi in porta. Raccontaci un po'. Sì, pure appena iniziato stavo sempre, mi piaceva stare in porta, pure quando gioco con gli amici in piazza mi piaceva giocare in porta, era un ruolo che mi piaceva, poi scelti fare il centrocampista, attaccante, un portiere mancato. Sì. Anania posta tranquillo? Posta tranquillo, sì. Senti, ma col senno di poi in nazionale, pensi che questo Verratti ci stava bene? No, sicuramente io... Già prima che ero convocato sapevo molto probabilmente di non far parte dei 22, però già essere lì fra i 32 era per me un'emozione grandissima. Poi sono grandissimi giocatori, già fare pochi allenamenti con loro già impari molte cose, quindi spero che in futuro avrò la possibilità anche di giocare una partita con la nazionale maggiore. Te lo ricordi quel momento là, quando hai firmato il primo cartellino? Sì, ricordo un po' tutto del calcio. L'unica cosa che mi ricordo è quella cosa del calcio, la scuola non mi ricordavo, però il calcio lo ricordo quasi tutto, tutti i momenti. Quindi non eri un bravo alunno a scuola? No, no, bravo alunno no. Cioè, conosciamo anche il presidente, se non sbaglio, no? E lo presentiamo con una stretta di mano in diretta su forzapescara.tv in questo momento. Cioè, facciamogli dire qualcosa, ovviamente. Gilberto Marasca, allora prego, cosa stiamo consegnando a Marco, presidente? Allora, se si gira verso la telecamera, grazie. Eccoci. Questa è una stupidaggine, però ricordo che ti avevamo voluto fare, te la ricordi questa maglia? Sto cartellino? Mi ricordo. Adesso c'è questa che te la dovresti ricordare pure di più, questa era troppo piccola qui. Con questa maglia questo signorino ci ha vinto il titolo Sei Bravo, e non è uno scherzo, un paesino come noi, 100 scuole calcio, arrivati primi. Siamo andati a rappresentare l'Abruzzo a Coverciano. Questa te la ricordi? Sì. Marco, questo è un regalo che ti facciamo, piccolo ma un regalo fatto con tutto il cuore da parte nostra. Ti auguriamo tutto il bene. L'applauso ci sta bene. C'è una torta? Sì. Questa la mangiamo dopo? Sì, sì, solitamente è anche buona. Questa è per te, Marco. E noi diciamo che Marco adesso lo possiamo liberare, perché noi siamo adesso in diretta e proseguiremo in diretta fino alla piazza qui a Manopello con tutti i festeggiamenti per Marco. Che emozione, no? Trattenere l'emozione... È difficile, perché... Fino a mo' ci sto riuscendo, speriamo di riuscirci fino a fine serata. Va bene, staremo... Certo, certo, salutiamo... Comandante Bosco, che ho ritrovato questa sera. Eccoci qua. Ecco qua, grazie a Luigi anche... Ecco, ma sta qua, le multe per il momento non le fa, tutto a posto. Allora, noi continuiamo la nostra diretta, adesso lasciamo Marco insieme ai suoi amici e ci spostiamo noi proprio qui da Manopello, in quella che è poi
sarà la location principale dei festeggiamenti di oggi qui a Manoppello. Lo vedete in diretta, vedete il corso, che, come si chiama il corso? Non lo so, non lo dico. Santarelli. Corso? Santarelli. Corso Santarelli, proprio. Ah, l'ex pieno... sindaco prima della legislatura Sansovini. No, capito, portiere, no, questa è una serie di corsi e di ricorsi. C'è un momento che voi non vedete, ma cioè, si è intrecciato un po' tutto, ma è live. Abbiamo batteria per andare in piazza? Sì, allora possiamo tornare. Approfittiamo anche per ringraziare coloro che stanno permettendo questa diretta a livello tecnico strumentale: Luca Corneli, Giulio Capone, Mauro Di Matteo, Luigi Sorrenti e Alceo Tonto Donati. Assolutamente. Alceo, come va? Tutto a posto? Tutto bene, solito. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Giulio Capone, ti abbiamo nominato, stai facendo davvero... Eccolo qua, il primo che... Ah, abbiamo salutato il bar di Torino, eh? Abbiamo salutato, tutto a posto. Grazie mille. Bene, salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo praticamente da, oltre che da tutta Italia, tutto il mondo, perché internet arriva... Davvero ovunque, e io già da qui vedo un 1936 bellissimo, cioè una location davvero che hanno curato gli abitanti di Manoppello in ogni minimo dettaglio. Sì, palloncini bianco-azzurri, corone di palloncini a forma di cuore e poi la scritta che campeggia 1936, l'anno di nascita del Pescara, benché nel libro di Gianni Lussoso c'è una rettifica. Si parla di prime esperienze calcistiche pescarese a partire dagli anni 20. Beh, il primo nome del Pescara, la strapaesana, mi onoro di avere i natali, tra i miei natali qui mio padre insieme al padre di Rifredo Rocchi, e allora un consiglio di fabbrica dell'allora De Cecco, che si trovava in via Italica a Pescara, fecero il primo club La Strapaesana in via Denino, che è vicino allo stadio Adriatico. C'era mio padre, c'era il padre di Enrico, indimenticato Rifredo, e tantissimi altri personaggi pescaresi, Canale, che approfitto per ricordare anche qui, Renzetti e tanti altri. Questo a dimostrazione del primo nome del Pescara, che era appunto la Strapaesana. E cenni storici dicono addirittura di colori diversi, dal biancazzurro addirittura il rosso-blu, se non vado errato. Meno male che sono stati cambiati. Meno male che sono stati cambiati, e questi cenni storici servono anche per ricordare a tutti coloro che dileggiano, per usare un termine che va di moda in questo periodo, il calcio pescarese, che il calcio pescarese è l'unico calcio che in Abruzzo si è sempre fatto rispettare e ha raggiunto i massimi livelli. Certo, e soprattutto ci teniamo a precisare che per raccontare le gesta, ma anche i momenti bui che sono importanti e che sono formativi, bisogna assolutamente essere appassionati, amare questi colori, non solo quando questi colori vincono e stravincono e ci fanno godere, ma soprattutto quando questi colori ci hanno fatto anche soffrire, perché lì si forma il tifoso e lì si forma l'amore per questa squadra. Lì si forma l'amore, lì si forma il vero tifoso, ma lì si riconosce anche il vero tifoso, Luca, perché adesso è facile salire sul carro dei vincitori da parte di tutti quanti. Abbiamo ancora negli occhi le immagini di Piazza Salotto e di tutta Pescara, poi nella festa itinerante con il bus scoperto. È facile adesso riscoprirsi tifosi del Pescara, quelli di Vasto, quelli che erano a Cava dei Tirreni, a Marcianise, quelli secondo me sono i veri tifosi del Pescara, non me ne vogliano gli altri. Gli altri siano i benvenuti, per l'amore di Dio, però rinunciare a ore di sonno come ho fatto io, come hai fatto tu, affrontare tanti viaggi come tanti, sacrifici in tempi di crisi economica non è una cosa facile. Luciano, io ti lascio un attimo il microfono perché prendo accordi con Fabio, credo che dovrò andare su. E intanto Mauro ti può fare compagnia, così tu puoi continuare con questa... Ah, iniziamo sull'altro canale. Allora Marco è arrivato, quindi tra poco iniziamo sull'altro canale, restate con noi, c'è il secondo canale di YouTube per la festa qui da Manoppello.
un bicchiere d'acqua. Anche due. Tre. La birra. La birra. Ok, ci sono?